Buonasera e benvenuti al telegiornale di Toscana TV. Apriamo con una notizia scoperta dai media austriaci ma confermata oggi pomeriggio dal direttore degli Uffizi, Eik Schmidt. Rinuncia a Vienna, lui vorrebbe rimanere a Firenze. Vediamo. Il direttore della Galleria degli Uffizi, Eik Schmidt, non andrà più a Vienna, dove a novembre avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di capo del Museo di Storia dell'Arte di Vienna. Ho Firenze nel cuore, voglio restare qui anche per un secondo mandato. Queste sono state le sue parole. Mi sono deciso di rinunciare al lavoro di dirigere il Kunsthistorisches Museum di Vienna, nonostante il fatto che avevo vinto un concorso lì 2 anni fa, nonostante il fatto che nel frattempo sono andato ripetutamente a Vienna per preparare questo lavoro futuro, però Firenze mi sta troppo al cuore, infatti siamo proprio in una fase in cui vediamo i primi frutti veramente importanti delle nostre riforme e anche di tutte le misure che abbiamo messo in campo come squadra, tutti insieme. C'è veramente una squadra fantastica con cui ho la possibilità di collaborare ogni giorno qui e che voglio ringraziare. Alcuni sono anche qui presenti, è veramente è stata una decisione ovviamente non banale, non semplice, ma comunque molto chiara. Vorrei rimanere a Firenze, c'è ancora tanto da fare, ho deciso per me che rimango agli Uffizi, ovviamente questo è il primo passo, prima dovevo rinunciare, ora mi candido per un secondo mandato. È chiaro che non posso avere elementi ostativi, quindi adesso inizia la mia candidatura. Io spero che mi verrà accordato, data questa possibilità. Effettivamente la legge prevede, essendo Eik Schmidt un cosiddetto direttore dei musei di prima fascia, prevede, dicevamo, la legge la riconferma nel suo ruolo che scadrà il 31 ottobre, quindi sostanzialmente adesso è solo il ministro Franceschini che deve dire sì o no alla ricandidatura di Schmidt. Intanto però Franceschini comincia già a mettere le mani avanti, serve chiarezza, ha fatto sapere, non voglio problemi con l'Austria. A Schmidt dice, ho risposto che per prendere in esame la sua riconferma ma avrei avuto necessità di sapere che questa decisione non avrebbe creato alcun problema con l'Austria e il governo austriaco. Sono in attesa, dice sempre Franceschini, di avere da lui piena chiarezza su questo. Cambiamo argomento e apriamo la pagina della cronaca, parliamo del processo di uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane nel 2017. Bene, anche il Ministero della Difesa si costituisce parte civile, il processo è iniziato stamani. È iniziato stamani al Tribunale di Firenze il processo a carico di Pietro Costa, uno dei due ex militari dell'arma accusati di violenza sessuale per aver abusato di due studentesse americane nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017. È stata accolta l'istanza avanzata dal legale di una delle presunte vittime, l'avvocato Gabriele Zanobini, e adesso tutte le udienze si celebreranno a porte chiuse. I giudici hanno invece respinto la richiesta dei difensori dell'ex militare di sentire in aula le due giovani americane, poiché già ascoltate in incidente probatorio. Respinta anche la richiesta della difesa di ascoltare come testimone un consulente che avrebbe dovuto effettuare una analisi vittimiologica della giovane americana di cui Costa avrebbe abusato, poiché, si legge nell'ordinanza del Tribunale, si sarebbe trattato di un'analisi psicologica sul comportamento della vittima, incompatibile col codice penale che esclude valutazioni psicologiche e sulla personalità della vittima. Intanto il Ministero della Difesa si è costituito parte civile. C'è stata una lesione clamorosa dell'immagine dell'arma dei carabinieri e del Ministero, ha affermato, parlando con alcuni giornalisti, il legale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Stefano Pizzorno, motivando la decisione di costituirsi parte civile da parte del Ministero. Tra i documenti che abbiamo prodotto, ha aggiunto, ci sono anche articoli di quotidiani stranieri sulla vicenda. Parte civile, insieme alla giovane per cui Costa è imputato, assistita da Zanobini, si è costituito anche il Comune di Firenze.
oggi in aula era presente Costa, che ha poi lasciato il Palazzo di Giustizia di Firenze senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti. Le prossime udienze sono fissate per l'8 e 22 novembre e per il 20 dicembre. L'altro ex carabiniere coinvolto nella vicenda, l'appuntato Marco Camuffo, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato l'11 ottobre 2018. Anche in quel caso il Ministero e il Comune si erano costituiti parte civile. Entrambi gli ex militari sono stati destituiti dall'arma. E sono ancora molti punti da chiarire sulle cause della morte dei due giovani belgi trovati cadaveri nella loro stanza del Grand Hotel Minerva a Firenze domenica pomeriggio. Intanto parla il farmacista, dice: è un dolore che mi porterò comunque sempre dentro. Vediamo. Non si dà pace mentre parla con il suo legale Dimitri Caciolli, il farmacista fiorentino di 27 anni indagato per omicidio colposo dopo aver venduto due confezioni di un potente analgesico effetto morfina ai due giovani fratelli di origine belga trovati morti lo scorso weekend nella loro camera all'Hotel Minerva in piazza Santa Maria Novella. Un dolore che mi porterò dentro per sempre, erano i miei coetanei, anche venissi scagionato. Io questo dolore me lo porterò sempre dietro. La serenità ormai l'ho persa per sempre, non ce l'avrò più, erano i miei coetanei, avrebbe detto il giovane. Laureato da poco, dipendente di una farmacia in via dei Banchi, è intanto stato sospeso ieri dal suo ordine professionale. Ora è a rischio radiazione. Il mio assistito probabilmente ha pensato alla situazione, un giovane straniero operato al braccio che prova un forte dolore che con ogni probabilità non è in grado di andare a farsi fare la ricetta, sottolinea l'avvocato. Il vero problema è che poi i ragazzi hanno assunto i medicinali in quantità impressionanti, una ventina di pillole a testa, più il vino e la birra e forse altro. Un caso pieno di punti interrogativi, di aspetti strani. L'ipotesi del suicidio, secondo il legale, non andrebbe scartata a priori, soltanto perché non è stato trovato alcun biglietto d'addio in camera. E poi, che serata da sballo sarebbe quella in cui si beve, ci si impasticca e poi si va a letto? Perché è a letto che i due poveri ragazzi sono stati trovati il giorno dopo. Al suo avvocato, il farmacista ha dato una prima versione di quei pochi minuti che gli hanno per sempre cambiato la vita. Una versione che le immagini delle telecamere acquisite dagli investigatori della squadra mobile fiorentina confermerebbero appieno. Nelle riprese della telecamera della farmacia si vede uno dei ragazzi che alza un braccio, spiegando che è stato operato, che prova un forte dolore e ha bisogno di quell'analgesico. Ma c'è anche un'altra stranezza, il fatto che i due si siano sentiti male in contemporanea. Nessuno dei due ha visto l'altro stare male, nessuno ha provato a chiamare aiuto, a voce o telefonando, aggiunge il legale. Non è da escludersi che i due ragazzi abbiano girato molto prima di finire nella farmacia di Via dei Banchi, a cercare cosa? Droga? A chiarirlo saranno gli accertamenti della polizia. Ed intanto è stata rinviata l'autopsia sui cadaveri dei due ragazzi. L'esame doveva essere eseguito oggi, ma poi è slittato a data da destinarsi per la richiesta effettuata in incidente probatorio presentata dal difensore del farmacista, appunto l'avvocato Dimitri Caciolli. In attesa della decisione del GIP, il PM ha dato quindi disposizione a un medico legale di effettuare il solo prelievo dei campioni di tessuti in vista degli esami tossicologici, operazione che non è rinviabile per l'alterazione biologica dei risultati. Secondo quanto spiegato dall'avvocato Caciolli, l'effettuazione dell'autopsia in incidente probatorio sarebbe una garanzia di imparzialità per la difesa, poiché l'esame verrebbe eseguito da un medico nominato dal giudice per indagini preliminari e non dal pubblico ministero. Inoltre non è escluso che nei prossimi giorni il farmacista indagato per omicidio colposo possa chiedere di essere interrogato dal PM. Per ora è troppo sconvolto, ha spiegato l'avvocato, come abbiamo sentito anche nel servizio di Caterina Gonnelli. E passiamo a un'altra vicenda giudiziaria. La Procura di Lucca ha chiuso un'inchiesta su una presunta corruzione in ambito sanitario. 15 gli indagati.
La Guardia di Finanza di Lucca ha concluso un'indagine che ha riguardato l'impianto di protesi ortopediche in una clinica lucchese, operazioni chirurgiche rimborsate dalla Regione. L'inchiesta ha visto coinvolte 15 persone e 4 società, accusate del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Tra gli indagati ci sono 7 chirurghi provenienti dall'area laziale, i responsabili della società romagnola che si occupa della commercializzazione in Italia delle protesi ortopediche Ceraver e il rappresentante legale della società che gestisce in affitto la clinica Barbantini di Lucca. In sostanza, le fiamme gialle avrebbero portato alla luce un sistema volto ad aggirare i limiti di spesa imposti dalla Regione. Secondo l'ipotesi accusatoria, la società che commercializza le protesi alla luce dei propri rapporti con la clinica lucchese avrebbe indotto un gruppo di medici laziali ad eseguire in Toscana, alla clinica lucchese Barbantini, appunto, gli interventi chirurgici di impianto delle protesi sui propri pazienti. Essendo interventi su pazienti extraregionali, le operazioni potevano così gravare sul bilancio della Toscana senza le limitazioni imposte invece sui pazienti della nostra regione. Ovviamente i medici, secondo quanto ricostruito dalla Finanza, si impegnavano ad utilizzare solo protesi Ceraver. In questo modo, secondo l'accusa, la società che commercializza le protesi avrebbe incrementato il fatturato e i medici laziali avrebbero ottenuto compensi mediamente più elevati per ogni intervento. Ed anche la società che gestisce la casa di cura avrebbe ottenuto vantaggi economici, potendo erogare prestazioni sanitarie puntualmente rimborsate anche a favore di pazienti extraregionali. A persone e società indagate, la Finanza contesta di aver ottenuto vantaggi economici per circa 1,5 milioni di euro. C'è stata una rissa ieri in un centro di accoglienza per migranti nel Senese. Rissa tra richiedenti asilo in un centro di accoglienza per migranti è successo la scorsa notte ad Abbadia San Salvatore all'interno dell'ex albergo Milano, ora adibito a CAS. L'aggressore è un iracheno che ha ferito ad una mano con una pugnalata un 22enne gambiano. L'uomo ha poi sfondato una finestra con un pugno e minacciato gli altri migranti con una grossa scheggia di vetro. Terrorizzati, gli ospiti del centro hanno chiamato il 112. Sul luogo sono arrivate 5 volanti. Poco dopo i carabinieri hanno arrestato l'iracheno. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione e all'arresto dell'aggressore, già in passato allontanato da centri di accoglienza per episodi analoghi. L'uomo si trova adesso presso il carcere di Santo Spirito di Siena a disposizione della Procura della Repubblica. C'è un'inchiesta in corso e quindi bisogna rispettare quelle che sono le tempistiche e quello che verrà fuori, diciamo, alla definizione della situazione che si è venuta a creare. Quello che in linea di massima posso dire è che noi come Comune avevamo già attenzionato la situazione di questo centro accoglienza, in quanto in rapporto alle nuove normative di queste strutture, ovviamente avendo ridotto quelli che erano gli apporti economici alla strutturazione che dava comunque delle garanzie, delle possibilità di accogliere, sistemare, aiutare, integrare, diciamo, questi migranti, essendo state ridotte le necessità, diciamo, economiche, è chiaro che questi centri hanno subito comunque delle contrazioni di carattere assistenziale. Torniamo a Firenze, parliamo del cimitero di Trespiano. È stato inaugurato un nuovo tempio crematorio che è unico in Italia per alcune caratteristiche. Vediamo. Ci troviamo all'interno del nuovo tempio crematorio di Firenze. Quali sono le sue caratteristiche? Ma la caratteristica principale è quella di unire la cremazione vera e propria con tutti i servizi accessori di cura del defunto, del processo di separazione dal defunto e quindi esposizioni, funzioni, ultimo saluto, riconsegna delle ceneri, tutti i servizi che sono complementari alla cremazione riusciamo a realizzarli nella struttura che è più che capiente e sufficiente per questa cosa. Prima ha detto è unico in Italia, perché? Perché le due cose messe insieme a questo livello in Italia non esistono. Esistono forni crematori dove si crema, esistono funeral home dove si cura la parte del trapasso e l'addio al defunto. Qualche forno crematorio ha qualche saletta, diciamo il minimo necessario per dare un po' di privacy, ma la possibilità di fare le due funzioni insieme praticamente in Italia c'è solo in questo forno qui. Sempre più persone vogliono essere cremate, quali sono i motivi? Ma il motivo principale è un motivo culturale, il culto del defunto un
pochino sta perdendo il suo radicamento nelle persone. Poi c'è anche un motivo economico, perché oggettivamente la cremazione è la forma più economica di addio al defunto. In Maremma adesso la CGIL lancia un allarme per l'aumento del precariato. La popolazione maremmana è in diminuzione, sta invecchiando e le nascite sono ancora più in calo. E questa è l'analisi compiuta dal segretario generale della CGIL di Grosseto, Claudio Renzetti, che ha analizzato i dati degli occupati e degli avviamenti al lavoro in provincia di Grosseto. Una provincia in cui il numero dei figli per donna è 1,25 contro l'1,3 della Toscana e l'1,34 dell'Italia, mentre per garantire l'equilibrio pensionistico negli anni futuri la media dovrebbe aumentare a 2,1 figli. I dati sul lavoro nel 2018 vedono 93.000 occupati, di questi 57.000 sono nuovi avviamenti al lavoro, di cui, traslando le percentuali nazionali sul territorio, il 20% ha lavorato meno di un mese e il 5% solo un giorno. Circa il 6% dei 57.000 è assunto a tempo indeterminato. Bisogna anche considerare che dei 36.000 posti di lavoro stabili negli ultimi anni di crisi, molti sono stati trasformati in part-time e involontari, casi questi che hanno riguardato soprattutto le donne. Altro dato importante, dice Renzetti, per creare uno scenario completo è quello dei pensionati. Nel 2018 in Maremma sono stati 66.611. Da questi dati derivano dunque due riflessioni. La prima è che a Grosseto il lavoro precario ha superato il lavoro stabile. La seconda, che visti anche i dati demografici, invecchiamento della popolazione e diminuzione della mortalità, i pensionati sono destinati in pochi anni a superare gli occupati. Questo significa che nella nostra provincia, continua il segretario generale della CGIL, sotto il profilo occupazionale la situazione si sta davvero avvicinando alla soglia del non ritorno, con un impoverimento del mondo del lavoro che di fatto sta rendendo strutturale la precarizzazione. Oggi i lavoretti sono una marea montante che sta mettendo in minoranza il lavoro serio, contrattualizzato ed equamente retribuito. Per questo, dice ancora Renzetti, abbiamo deciso di configurarci sempre più come un sindacato di strada, facendo la scelta di presidiare più assiduamente i luoghi di lavoro per meglio rappresentare lavoratori che modificano costantemente mansioni e competenze, ed abbiamo elaborato ben 54 progetti specifici riconducibili a questa filosofia, che sin dalle prossime settimane entreranno a far parte della nostra cultura organizzativa e operativa all'insegna della contrattazione inclusiva trasversalmente alle categorie. Il profilo WhatsApp di David Solazzo, il cooperante fiorentino trovato morto nella sua casa di Capoverde, è stato disattivato l'8 settembre. Lo rende noto l'avvocato della famiglia, che ha presentato un esposto a Roma, dove è in corso un'inchiesta per un fascicolo per omicidio. Il problema è che così facendo, disattivando l'account, potrebbero essere andate perse prove importanti per capire cosa è successo a David. Andiamo a Pistoia adesso, il tribunale ha un nuovo presidente. Maurizio Barbarisi è il nuovo presidente del Tribunale di Pistoia. Stamani si è svolta la cerimonia di insediamento all'interno del Tribunale pistoiese. Barbarisi, nato ad Urbino nel 1954, è stato presidente della Corte d'Appello di Firenze. Barbarisi succede a Fabrizio Amato, che ha ricoperto l'incarico di presidente del Tribunale di Pistoia per 8 anni. Abbiamo un bel percorso da fare insieme. Io sono onorato di assumere questo incarico. È stata una scelta assolutamente voluta, ho scelto questa sede rispetto ad altre, e quindi desideravo effettivamente venire qui. Io sono assolutamente consapevole che un ufficio di questo genere non possa essere gestito da una persona sola, nel modo più assoluto. Forse si poteva fare 20-30 anni fa, ma adesso è decisamente impensabile. Né può essere gestito con l'aiuto validissimo di un presidente di sezione o dei coordinatori di settore. Deve essere gestito insieme a tutti i componenti di questo ufficio, perché è solamente da scelte condivise, da scelte ponderate, da scelte effettivamente che nascono dalle effettive esigenze dell'ufficio, che può nascere qualcosa di buono per l'esercizio, diciamo, della giurisdizione.
ma la collaborazione, che è una cosa in cui credo fortemente, e anche la condivisione, non è solo esterna all'ufficio, ma deve essere anche esterna con tutte le istituzioni che gravitano sul territorio, perché insieme a tutte le altre istituzioni abbiamo appunto un territorio condiviso e abbiamo al centro delle nostre attività il cittadino, e il cittadino è, possiamo chiaramente tutti noi, deve essere sempre il nostro primo pensiero, almeno chiaramente per quanto riguarda la nostra attività. Comincia fra pochi giorni l'Internet Festival di Pisa, si potrà anche atterrare sulla Luna. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. La fase più critica è quella finale, quella in cui il computer non può più gestire l'allunaggio, perché ci sono troppe incognite, ci sono i crateri, e quindi il comandante delle missioni Apollo prendeva il comando per atterrare proprio manualmente sulla Luna. Ecco, questa è la fase che noi portiamo al pubblico, e sarà possibile con i caschi, quelli per la realtà virtuale come Oculus, HTC, PlayStation eccetera, sarà possibile ritrovarsi all'interno del modulo lunare, gestire i retrorazzi per atterrare appunto per allunare dolcemente. Questa fase di gioco appunto dura 5-6 minuti, come realisticamente avveniva durante la fase conclusiva dell'allunaggio. Un'applicazione permetterà di rivivere in realtà virtuale l'allunaggio dell'Apollo 11 di 50 anni fa, come se a pilotare fosse Neil Armstrong. È una delle tante novità dell'Internet Festival che si terrà a Pisa dal 10 al 13 ottobre. Tecnologia e ricerca così importanti anche per lo sviluppo del paese, ma in Italia sono pochi gli investimenti. L'Italia in questo momento investe molto meno degli altri paesi europei, tipicamente siamo a un 50% della media europea in termini di investimenti, e quindi chiaramente siamo molto al di sotto, e purtroppo dobbiamo dire che gli investimenti privati sono ancora più bassi di quelli pubblici, quindi chiaramente siamo in un paese in cui l'innovazione non viene ancora, l'innovazione che può nascere dal mondo della ricerca non viene ancora vista come uno strumento veramente di traino dell'economia nazionale. Lotta alle plastiche, faremo anche una giornata che chiameremo a raccolta tutti coloro che ci vogliono dare una mano per la pulizia dei fiumi, dei corsi d'acqua. A Pistoia, al Festival del Cinema Presente Italiano, Patrizio Cercarelli ha incontrato Giorgio Tirabassi. Entra nel vivo a Pistoia la quinta edizione di Presente Italiano, il festival cinematografico interamente dedicato alle opere nazionali prodotte nell'ultimo anno e che avrà come momento centrale l'omaggio al cinema di Carlo Verdone. Il regista romano sarà a Pistoia venerdì 4 e sabato 5 ottobre per partecipare a una serie di incontri e proiezioni che ruoteranno naturalmente attorno alla sua carriera. Intanto a Pistoia è arrivato Giorgio Tirabassi, che nell'ambito del festival è in gara con il suo primo lungometraggio da regista dal titolo Il Grande Salto, dove recita insieme a Ricky Memphis. Un progetto che ci ha avuto tanti anni, poi non sono mai riuscito a farlo il momento giusto, poi l'ho rinviato, e ogni volta che l'ho rinviato sono passati 3 anni, 4 anni. Beh, alla fine ho trovato questi due produttori assolutamente coraggiosi, ma pure un po' incoscienti, diciamo, e mi hanno dato una mano. Ho fatto in 5 settimane, come si fa generalmente per le opere prime, film a basso costo, totalmente indipendenti, e poi dopo ci ha salvato Medusa, diciamo, che ha creduto al film e l'ha distribuito, perché tra le altre distribuzioni c'è stato un po' di dubbio rispetto a un po' al tono del film, che da una commedia più o meno riconoscibile diventa poi amara, e quindi questo ha spiazzato alcuni distributori che non avevano voglia di rischiare, insomma. Il film è ambientato in un quartiere della periferia romana. Una coppia di ladri, questa la storia, sogna di fare il grande colpo per sistemarsi definitivamente. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Portarla a buon fine però non è per niente facile. Si convincono così che il destino non sia dalla loro parte. Non ce ne va bene uno. Ciletta la vuole vedere. Mi fate consegnare l'auto con l'infame dentro. E la portate da Peppertron. Io mi fermo qui, ma rimanete con noi.